Buongiorno, buon lunedì, buon lunedì. Ho sonno, tratto da una storia vera. Sigla! Cucina parecchio da vecchine, quella rocchia così, però va bene lo stesso, ragazze. Mi devo lavare i capelli dopo quando torno a casa, per cui va bene anche la rocchietta, insomma, da vecchine. Eccoci. Allora, mi accompagna Hicca giù da Dani, perché con questo ginocchio non mi va tanto. Vai a camminare, mi fa male. Eccoci qua, da Dani. Ciao. E Spike c'è qua. Ciao, piccolo gattone bianco. Ciao. Io mi farò un caffettino ora. Guarda che ore sono. Madonna, devo chiamare anche mamma. Intanto che Emily dorme, io mi bevo un caffettino. Sono un po' bruttina stamani, senza trucco, lo so. Però, ma come mai così appannato? Forse perché non... Aspetta. Ecco, avevo messo sull'automatico, si vedeva male. Sono proprio di fuori. Sono un po' bruttina stamani perché mi sento un po' male di stomaco, di pancia. Ho straviziato un pochino ieri della mia mamma, ho mangiato il gelato, ieri sera ho mangiato il gelato, anche se ho dato il cono all'allo, però qualcosa c'è sempre dentro. Spike, vieni su. Mannaggia, questo gatto mi fa diventare verde. Insomma, Emily dorme sempre, per cui e almeno stamani sistemo un po' di cossine. Signora, quanto le buono sto caffè. Un po' di cosine con calma, dopo quando si alza la preparo, la lavo e uscirà un pochino con l'allo. Io volevo andare a casa a lavarmi questi capelli e mi sono messa un pochino di quello lì, come si chiama, antirottura, di brochet, così intanto mi si ammorbidiscono, mi si cosano tutti, si nutriscono, ecco, con questo prodottino. Ho messo in carica il video di ieri, è venuto un pochino corto perché sono stata un po', ci ho avuto un po' da fare, e però vabbè, nel
Nel complesso, tutta la giornata riassunta un pochino. Ma che fai, Lady? Stamattina devo andare a prendere le chiavi in banca perché da stasera dovrei iniziare a lavorare su. Quindi, ora vado, eh. Chiavi prese. Allora, ora andiamo a casina e vediamo se si è svegliata Emily perché stava dormendo sempre. Eccomi arrivata. Ancora era a letto te. Ciao, Migliona. Ciao, Mima. Ciao. Ti sei svegliata? Dona, con nonno. Nonno ha fatto goccia, 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 goccia. Eri con tuo nonno. Ecco pronta, Emily. Sono riuscita a metterla anche nel lettino, se se la tiene, sai, perché anche lei se non si ricorda, eh. È vero, Emily? Se non si ricorda, eh. Mi ha messo la mollettina. Speriamo che la tenga. Allora, ora vado giù in banca a pagare il mutuo. Se Lady entra, dai, entra anche te, Spike. Vieni, vieni. No, mi va giù. Mannaggia. Ok, eccomi a casa. Ora vi metto online il video di ieri. E io mi vado a fare una doccia perché ho questi capelli che sono improponibili. Mi sembro leccata una mucca. Vai, ci sentiamo dopo, ragazzi. Mamma mia. Allora, Emily si è addormentata, la doccia me la sono fatta, l'ho lasciata così asciugare al vento, ma si vede, ragazze. Vabbè, c'ho questi capelli pazzi, ma tanto dopo me li lego per andare a lavorare perché da oggi inizio fino al 3 di settembre sono al lavoro. Vabbè, non è un granché perché faccio le pulizie lì in banca, però non è nemmeno poco, quindi va bene per comprare qualche cosina per la casa, fa un po' di spesa, bastano per i miei vizietti, bastano, quindi va bene anche così. Mannaggia, volevo bere il caffè, mi sa che l'ho fatto rovescio a mezzo sul tavolo del computer. Ora pulisco tutto. Allora, Emily dorme, la mamma e le ragazze sono andate a lavorare. E io 5 minuti qui, poi lavo i piatti e dopodiché vado a prepararmi perché a 20 alle 4, alle 13, alle 15:40 ho l'appuntamento dal dottore per fargli leggere questa lastra che mi hanno fatto e sentiamo un po' lui che cosa decide di fare con questo ginocchio. Però vabbè, vi porto con me, ragazze, dai. Come al solito io sono sempre di corsa, ragazze. È tardissimo. Vabbè, le lastre. 15:40. Mamma mia, c'ho 5 minuti per arrivare dal dottore. Com'è tardi? Ci sentiamo dopo. Allora, dal medico ho fatto. Guardate che bello qua. Bello, vero? Come gli facevi a Ugo? Ninna o? Il nonno te l'aveva lasciato? E te con le borsine di nonna giochi? Con tutte le borsine? Allora, ora nonna ti prepara la merendina. Ecco Ugo, nonno te l'ha portato, Ugo. Eccolo, Metti il Ugo. bacino, nonno. Amore, sei te. Ecco Ugo. Fa la ninna, ninnao. Che amore? Ninnao, Che c'è? ninnao, ninnao. Vieni che ci cambiamo. Ci cambiamo? Amore mio. Allora,
Allora, niente ragazze, vi racconto che mi ha detto il dottore. Allora, è un po' lunghina da spiegare. Si sa che in questo mondo c'è solo chi c'ha i soldi va avanti. E nel senso che ho un'artrite che si chiama gonartrosi, praticamente, che mi sta mangiando la cartilagine del ginocchio. Ecco perché c'ho il liquido dentro, mi si gonfia, c'ho questo liquido, mi va a pigiare su una cistina che c'ho dietro il ginocchio e mi fa dolore anche il polpaccio di conseguenza. Allora, ci vorrebbe una volta al mese di prendere un antinfiammatorio o addirittura, cioè, di prendere un antinfiammatorio e ci vorrebbe delle punture di acido ialuronico, com'è che si dice? Mi si intriga sempre la lingua a me a dire questa cosa, questa parola. Questo acido qua che va a ricostruire praticamente la membrana del ginocchio, la cartilagine. Solo che queste punture non le passa la ASL, le devi prendere privatamente e costano un'infinità di soldi, per cui mi tengo il dolore come gli ho detto io al dottore. Io rido, ma ci sarebbe da piangere, ragazze. Questa è la mia sveglia per prepararmi, che devo andare in banca, perché da oggi e inizio a lavorare in banca a fare le pulizie. Ora preparo la merendina a Emily, la vesto, la ambio. E dimmi, uno dei maggiori, casi sono il sovrappeso e la sedentarietà. Infatti, però per quello che voglio andare, visto che mi è capitato sto lavoro, un'attività fisica eccessiva. Sì, vabbè, ma io eccessivo non fa niente d'attività anche l'invecchiamento ma va fantastica, mi ha detto perché sono vecchia. No, quello che c'è scritto qui. Il mio marito mi dice perché sono vecchia, ragazzi. Vabbè, allora io ora faccio la merendina a Emily e al lavoro non vi posso portare con me, perché lavorando in banca, cioè facendo le pulizie in banca, non posso. Quindi ci risentiamo dopo quando torno a casa, lascio la telecamera qui. Però stasera usciamo, andiamo a farci un vinetto con il mio marito. Ora si è preso il via, no, solo d'estate, ogni tanto si prende un moscatello che è buono, è dolce, è fresco, poi la sera, e si fanno due passi su per il paese, niente di che. Fa bene per la gonartrosi. Ragazze, mamma mia, come sono messa male. Va bene, dai, preparo Emily, perché tra poco viene anche la sua mamma a prenderla, così la trova tutta pulita, vestita, rinfrescata, e io gli preparo la merendina, così gliela dà la sua mamma o Lallo, il suo nonno, e io vado al lavoro. Ci sentiamo dopo quando torno. Ciao belle. Oi ragazzi, allora sono arrivata, sono tutta bagnata di sudore, ora mi vado a fare una bella doccia, e tanto la cena ancora è presto, sono le 6:15, quindi sì, mamma mia come si vede tutto sfocato, io non ci vedo più, è sfocato, vero? Ecco, ora è così. E sono tutta sudata, ma proprio bagnata, ragazzi. E quindi, vabbè. Mi può fare una doccia, così almeno mi rilasso un attimino e mi fa un male sto ginocchio, mi metteva a piangere. Ci sentiamo dopo, ragazze. Leone mio, ho mangiato, sto mangiando, sono un topino con questa coda. Un topino con questa coda. Lasciami stare vecchia. Lasciami stare vecchia. Bellino, amore. E ci sentiamo dopo, ragazze. Ecco qua. Ah, doccia fatta. Come si sta bene dopo la doccia. Dopo mi vesto, mi do una sistemata, una truccata. Ora mi metto un pochino al computer. Due minutini, Allora, vi volevo far vedere, prima di chiudere il vlog, l'outfit, il trucco di stasera, che è così. E l'outfit è così. Questo è il vestitino di ASOS, che c'è un vestitino corto, aspettate, vediamo se mi riesce a far così e lo vedete bene.
E ci sono gli anfi di sotto. Ta-da! Ok ragazze, allora è ritornata la mia vena dark goth. Va bene ragazze, e niente, ci sentiamo prossimamente con un altro vlog. Grazie.